è andata che il ragazzo correva, erano a tre sul motorino, non avevano assicurazione, non te lo so dire, so solo che sono scappati, i carabinieri l'hanno investiti, l'hanno investiti, in automatico sono caduti tutti e tre questi ragazzi, uno si è dato alla fuga, un altro è stato messo in manette e l'altro svenuto a terra è stato sparato da un carabiniere. Dopo poi sono accorsi i parenti, è successa una rivolta, hanno rotto macchine, però quando è venuta la ambulanza il ragazzo non lo voleva alzare perché era morto. E il carabiniere voleva che l'autoambulanza, cioè pretendeva che l'autoambulanza alzava il ragazzo, strillando faceva aizza chi sta a terra, sono mettere in dei guai. E l'autoambulanza l'ha alzato anche se non poteva. È sceso dalla macchina, il ragazzo era infermo a terra perché era caduto e l'hanno sparato a bruciapelo. Quindi l'hanno sparato a terra? Sì, da a terra, non dal motorino, a terra. Una botta, là, una là, dove sta quel coso di legno là, vicino a quell'albero là. Quindi, allora, capiamo bene, il ragazzo stava sul motorino, sì. Poi che cosa è successo? È caduto? L'hanno investito, investendo il motorino, diciamo che è caduto con i tre ragazzi, uno si è dato alla fuga, il secondo l'hanno immanettato, il terzo era, diciamo, si è fatto male a terra. Il carabiniere è sceso dalla macchina e l'ha freddato a terra. E poi era manettato il ragazzo? Quello là che diciamo che non si era fatto niente, si era immanettato, quello là steso a terra è morto. E il terzo diciamo è scappato. E quindi dopo lo sparo è rimasto non ammanettato? No, ci mancavo su. Lei dove stava? Com'è che ha visto la scena? Dove sto ora? Stavo ieri sera. E si vede tutto. Vedi quel coso di legno là a terra, stava il ragazzo.